Ciao a tutti, in questo video voglio raccontarvi e spiegarvi un progetto molto bello e importante per la nostra città legato al distretto urbano del commercio che ci ha permesso attraverso il suo riconoscimento di partecipare e vincere un bando che ci ha visto ottenere non solo quella che è la qualifica di distretto di eccellenza, posizionandoci nella graduatoria regionale all'ottavo posto su 151 candidature, ma soprattutto premiandoci con un finanziamento pari a 630.000 euro, che è l'importo massimo erogabile dal bando stesso. Un contributo veramente importante che finanzierà opere e servizi che svilupperemo e concluderemo entro il prossimo anno e mezzo sul territorio padanese. Attraverso le slide che vedremo scorrere in questo video, vogliamo raccontare, come potete leggere qua alle mie spalle, dal titolo che è quello che abbiamo candidato al progetto Distretti, vogliamo raccontare quelle che sono le sinergie che con l'avvio del distretto del commercio vogliamo sostenere e sviluppare insieme ai commercianti, alle associazioni, a tutti quei soggetti che insieme a noi concorreranno a rendere più attrattiva la nostra città, mettendo in campo quelle importanti energie in grado di favorire e rendere Palermo più accogliente, più sicura, più animata, più bella da vivere. Il primo contributo importante di 200.000 euro che abbiamo chiamato Paderno Kickoff, come se fosse un calcio d'inizio, è destinato alle attività commerciali del distretto attraverso l'emanazione di un bando per sostenere quelle che sono le spese per progetti legati al rinnovamento dei locali, ad esempio l'innovazione, alla sostenibilità, al marketing, alle azioni di comunicazione e promozione, ma anche di sostegno agli affitti. Passiamo poi ad importanti progetti di rigenerazione di decoro urbano del territorio a partire da un nuovo arredo diffuso in tutto il distretto, come ad esempio l'installazione di nuove panchine, fioriere, nuove alberature, ma anche di totem multimediali, digitali, cartelli informativi, con il duplice obiettivo di dare sia un'identità al distretto che quello di creare luoghi di incontro piacevoli, soprattutto per andare a fare acquisti nella nostra città. Abbiamo pensato anche ad una piazza della Divina Commedia con sistemi di ombreggiature per rendere confortevole questo spazio davanti alla biblioteca e al centro culturale Tilani, inserendo anche qui delle panchine smart per ricaricare dispositivi tecnologici mentre si studia o semplicemente se si trascorre del tempo libero all'aria aperta. Non da ultimo la riqualificazione anche dell'area esterna della Cineteca Metropolis per trasformarla in uno spazio multiservizi per eventi culturali, da vivere all'aperto insieme ad un palinsesto di eventi musicali, di intrattenimento e di aggregazione che rientreranno in quella che è la programmazione delle isole pedonali. Una città del futuro però ha bisogno non solo di indossare un nuovo abito più moderno, più bello, più confortevole, ma deve anche guardare a quella che è l'offerta di nuovi servizi innovativi per le imprese e per i cittadini. Da qui abbiamo veramente fortemente voluto, insieme alla cabina di regia del distretto, un progetto di recupero dell'area dismessa di Ages nella piazza del mercato di Via Oslavia e degli stessi servizi dell'area mercatale per trasformarla in un nuovo moderno spazio di coworking, aule studio, con un locale di somministrazione, tavola calda, per rendere anche urbanisticamente fruibile un'area che viene utilizzata solo un giorno alla settimana per il mercato settimanale. Nuovi servizi anche per quella che è una crescita sostenibile, dove prevediamo l'installazione di una ecostazione come hub per la mobilità elettrica, sia per auto che per bici che per monopattini, per favorire quella che è l'intermodalità e una mobilità che sia sostenibile. Le schede progettuali pongono anche quella che è l'attenzione alla formazione delle imprese di vicinato, dove proporremo incontri formativi per sostenere le attività commerciali, soprattutto legate al marketing territoriale, attraverso anche un progetto di implementazione dello strumento che già tutti conosciamo, che è App Paderno, con una sezione dedicata proprio al distretto del commercio. Infine, per attrarre investimenti e accogliere nuove attività e aperture, vogliamo anche mettere in campo iniziative mirate al riutilizzo dei tanti locali sfitti, soprattutto in prossimità di piazze e di vie che hanno una consolidata vocazione commerciale, come ad esempio Piazza della Meridiana e la già citata Piazza Divina Commedia. Per concludere, tutti gli interventi sono stati progettati in sinergia con altre opere che il Comune sta portando avanti per la rigenerazione urbana con l'occasione anche del PNRR.
E già da oggi siamo al lavoro per programmare tempi e modalità, per definire gli interventi con l'intento di innescare un metodo virtuoso che, partendo dall'area del distretto, contamini e si replichi anche in altri quartieri della città.